Ragazzi, oggi sono qui con un nuovo video e visto che è ricominciata la scuola dopo queste bellissime vacanze, oggi parlerò dei tipi di persone che odio nel pullman. Il primo tipo di persone sono quelli che già alle 6 e mezzo, 7 di mattina, quando tu entri assonnato, che vuoi dormire nel pullman, queste tengono dei cuffioni enormi e alla fine i cuffioni vanno bene, però la musica è troppo alta, sta tipo 10 milioni di decibel, ci sta il volume altissimo e quindi tutto il pullman sente questa musica. Poi a te tipo quella musica non ti piace, tu vuoi dormire e invece devi ascoltarti la musica. Il secondo tipo di persone che odio sul pullman sono quelle che si mettono a studiare, cioè sì, va bene studiare alla fine, però chiamano il compagno che tengono a fianco, un amico, non so chi sia, chiunque, e gli dicono mi interroghi, e quando gli interrogano, questi si mettono a gridare e tutto il pullman sente la loro lezione, cioè noi non abbiamo studiato, nessuno di tutto il pullman ha studiato, siamo qua per miracolo e tu stai anche gridando sulla tua lezione, ma mi viene mal di testa pensandoci. Il terzo tipo di persone che odio sul pullman sono quelle che già di mattina hanno le ascelle che li puzzano. Cioè, perché non vi lavate di mattina? Lavatevi di mattina! Vi dovete lavare 30 volte al giorno, puzzate! E questi, proprio una cosa proprio molto bella, visto che di solito sono quelli anche delle ultime fermate e non c'è più posto per sedersi, rimangono in piedi e alzano il braccio per reggersi e quindi tu che stai là sotto senti tipo sta mori perché quella sta così con la scena e tu la stai là sotto e stai morendo. Cioè, il quarto tipo di persone che odio sui pullman sono quelle che mi posso sedere, ma quel posto è libero. Scusami, ma posso sedermi là vicino a te? Scusa, posso sedermi? Posso? E se è tutto occupato il pullman, sì, capisco, cioè siediti vicino a me, però se è vuoto, io dico, no? Se tutti i posti quasi sono vuoti, perché proprio qua vicino a me, che già io sto stretta perché ci sono solo io e il mio zaino. Oppure metto i pestelli ai piedi. Sto già stretta. Perché devi sederti qua vicino a me? Vattene da qualche posto, visto che è tutto libero. Il quinto tipo di persone che odio sul pullman sono quelle che è tutto pieno, strapieno, persone sedute, persone in piedi. E queste ti chiedono, scusa, posso passare? Devo andare in fondo! Ma dove devi andare in fondo? Vuoi buttarti dal pullman? Cioè, se vuoi buttarti, fallo, cioè, tranquillamente. Però, scusa, vuoi andare in fondo? Dove devi andare? Vi ricordo, come al solito, di lasciare un pollicione in su, di commentare qua sotto con i tipi di persone che voi odiate sul pullman, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. E ciao, ci vediamo nel prossimo video.